I pianeti crescono. Storia numero 4. Ok, ora conoscete bene i pianeti umanizzati perché li avete seguiti nel corso della loro vita, ma adesso sono cresciuti. A proposito, la Terra è ancora al centro dell'attenzione, è ammirata da quasi tutti. E indovinate chi sono questi tutti? Ma ovviamente Urano e Nettuno. Non so come loro non hanno cambiato carattere da quando sono nate, buone notizie per loro due. Di recente, vicino al Sistema Solare, è stata istituita un'agenzia di viaggi chiamata Star Pass con un bushare che si ferma un po' troppo a parlare con i clienti. In questa agenzia viaggi c'è anche un bar-ristorante che si chiama Moonlight, forse perché lo staff si è chiesto, e perché no? Mettiamoci anche un ristorante. Ovviamente, loro due si sono subito iscritte a questa agenzia un po' sospetta e strana, perché vogliono solamente lasciare un po' il Sistema Solare per godersi almeno una settimana senza la Terra. Una volta, addirittura, la Terra, che non sa dell'agenzia, ha appeso un cartellone con scritto in caratteri cubitali: per favore, trovate un pianeta disperso di nome Urano. Ma in realtà stava solo in vacanza. Cambiamo argomento, tutti, più o meno, vogliono stare con la Terra per vedere le stramberie che ha fatto l'umanità, come la lampada a forma di gelato oppure i libri di quiz strani, eccetera. Tutti quelli che tornano dalla Terra tornano un po' scioccati. La sua luna ha il bellissimo privilegio che ogni domenica va a fare shopping con la Terra e va anche al ristorante, e secondo me la vizia troppo. La Terra ha provato tutti gli sport del mondo, intendo tutti, dal pattinaggio al kabaddi, dalle arti marziali alla pesistica, ma con l'imprevisto di aver fatto finire un peso di 30 kg sul suo piede e aver pianto come una matta.